Nel cuore dell'entroterra laziale, il delizioso borgo di Gorga, arroccato tra la fitta vegetazione, domina una verdeggiante vallata. Gorga è un paese di circa 700 abitanti, arroccato sulle pendici del monte Volpinara, a circa 766 metri sopra il livello del mare. Si estende lungo il versante nord-orientale dei Monti Lepini. E questa sua posizione domina la Valle del Sacco e dista soli 70 km a sud di Roma. L'altipiano che caratterizza il territorio esprime alcune caratteristiche geologiche molto particolari. Allora, tutta la zona che ci circonda, che fa parte del gruppo dei Monti Lepini, è costituita da un'orogenesi di natura prettamente calcarea, alternata a dolomia. Il territorio è soggetto anche a numerose forme di carsismo, ci sono anche dei casi dove alcune volte crollate hanno portato alla luce dei resti di stalattiti e stalagmiti. E una delle grotte più estese di tutto il Lazio si trova proprio qui, vicino a Gorga. Si tratta della grotta di Fossa Caccia, una delle più profonde del Lazio, che si estende per oltre 610 metri. Un territorio ricco di biodiversità e in parte ancora selvaggio, che ospita numerose specie animali e vegetali. Per chi ama la vita all'aria aperta, troverà in Gorga l'ideale per i suoi viaggi, perché è un posto abbastanza isolato, però ricco di piccoli anfratti e meraviglie da scoprire. Noi ci troviamo in una delle tipiche faggete che compongono gran parte del territorio dei Monti Lepini, superati i 1000 metri di altitudine. Non solo la flora, ma anche la fauna è molto peculiare in questa zona. Infatti abbiamo, oltre alle classiche specie selvatiche e boschive, una piccola chicca: i cavalli di Esperia, una specie equina che si trova solamente qui nei territori dei Monti Lepini. È preda tipica, specialmente i puledri, dei lupi, che stanno ricominciando ad apparire anche in questa zona. Partendo da Gorga, è possibile accedere a molti percorsi escursionistici che si diramano lungo tutta l'area montana. Le attività ideali da fare in questa zona sono l'escursionismo, il trekking, la passeggiata a cavallo e il bird watching. E per chi dovesse affaticarsi a causa dei lunghi tragitti che si diramano tutta la montagna, ci sono a disposizione dei viaggiatori e degli escursionisti una serie di rifugi nei quali possono sostare anche per tutta la notte. Il contesto ambientale è caratterizzato da un'ottima vivibilità che potrebbe diventare nel prossimo futuro un punto di riferimento per i professionisti amanti dei ritmi naturali. La qualità della vita di Gorga credo che sia molto buona. Il tempo della vita è scandito in maniera molto lenta, sicuramente i ritmi sono molto meno veloci di quelli di una città. Essendo tutti proiettati verso un lavoro agile, un lavoro smart, il superamento del digital divide permetterà nel prossimo futuro di far sì che magari persone che abitano la periferia di Roma o di altri grandi centri possano trasferirsi a Gorga e quindi lavorare in piena autonomia e senza affrontare un lungo viaggio. Un progetto ambizioso che prende le mosse da un'accurata riqualificazione del patrimonio storico e urbanistico, le cui origini sono molto antiche. Gorga ha radici storiche antichissime e la sua esistenza è documentata a partire dall'XI secolo, da una bolla del pontefice Urbano II, datata 1088. Il castello di Gorga, sottoposto alla giurisdizione della diocesi di Anagni, fu acquisito tra il 1151 e il 1236 dal monastero benedettino dei Santi Pietro e Paolo, sito in Villa Magna. Tra XIII e XVI secolo, il territorio gorgano fu oggetto di continui passaggi di mano tra alcune delle più importanti famiglie locali. A testimonianza dell'antico splendore restano le avvite residenze come Palazzo Panfili, Palazzo Fioramonti e Palazzo Santucci. Una dimora, quest'ultima, che evoca le vicende che videro protagonista il cardinale Vincenzo Santucci. Il 20 aprile 1853 Gorga accolse il neo cardinale con degni festeggiamenti. Nella chiesa di San Michele Arcangelo fu celebrata una messa solenne. Sulla piazza fu innalzato un arco trionfale. Si esibì un concerto musicale
che ancora oggi prosegue la sua attività e fuochi d'artificio suggellarono il lieto evento. Attualmente il palazzo è in fase di ristrutturazione e diventerà un ostello. Tra i monumenti più interessanti spicca la chiesa di San Michele Arcangelo. Risale al 1400 e qua dentro troviamo il quadro del Sacro Cuore di Gesù, cui i nostri gorgani sono molto devoti, e in più abbiamo il busto di San Domenico di Guzman, che è il patrono della nostra comunità. E proprio dentro il busto c'è una reliquia del santo. E giustamente quando si fa il triduo e quando si fa la festa, la comunità è molto 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 coinvolta. La tutela del patrimonio religioso è una delle caratteristiche premianti della comunità, attivamente impegnata nel restauro di alcune opere di pregio. Ci siamo dati da fare con alcuni volontari e direi coinvolgendo tutta la comunità con il desiderio di restaurare alcune tele che troviamo in altre chiese. E già abbiamo fatto il progetto, ci sono due tele, una che riguarda la Sacra Famiglia, un'altra la crocifissione con la Madonna addolorata e San Giovanni ai piedi della croce, e dopo il quadro più importante che abbiamo del Cardinal Santucci, che è proprio gorgano. E queste opere le abbiamo affidate a un restauratore, Mario Fiaschetti, che sta portando avanti questo progetto. L'ultimo simbolo, espressione della più originale identità gorgana, è la fontana La Pastorella, che riassume le tappe della tradizione e del progresso civile locale. L'esecuzione del monumento simbolo di Gorga, la fontana La Pastorella, opera dell'artista Ernesto Biondi, è legata all'arrivo dell'acqua potabile nel cuore del paese nell'anno 1889. L'acqua della sorgente del Monte San Marino, infatti, attraverso una conduttura di ben 5,5 km, rappresentò per la popolazione gorgana, dedita alla pastorizia e all'agricoltura, uno dei più preziosi elementi di vita e di civiltà. Il monumento domina Piazza Vittorio Emanuele II ed è collocato ai piedi del Palazzo Doria Panfili, sede del municipio. Questa pastorella è l'emblema dell'operosità del popolo gorgano, che, con orgoglio ed umiltà, affronta la vita della durezza montana e non si lascia fiaccare dalle fatiche quotidiane. Allietati dall'esibizione del complesso bandistico Vincenzo Cipriani, lasciamo il centro storico e percorriamo il sentiero che costeggia la Via Crucis per raggiungere l'Osservatorio Astronomico. Si tratta di un'eccellenza a livello regionale, poiché ospita al suo interno anche un planetario, usato a fini educativi e didattici. La perfetta collocazione, lontana da fonti di inquinamento luminoso, rende l'Osservatorio Astronomico di Gorga uno dei punti di riferimento per tutti gli astrofili laziali. La salvaguardia del contesto ambientale consente di promuovere Gorga e la sua frazione, Borgata San Marino, a borgo autentico e sostenibile. Le tradizioni tipiche della comunità agropastorale ci hanno tramandato prodotti artigianali di pregio, siano essi i liuti di Ireno Imperatore, i pregiati ricami o i prodotti del paniere locale, che come da programma concludono il nostro viaggio. Il piatto che più ci rappresenta sono i talini, che è un piatto preparato con della pasta realizzata con acqua, farina e uova, e questa pasta poi viene cotta in una minestra preparata con dell'acqua, del pomodoro, del basilico e del sedano. È praticamente molto brodosa, molto allungata con il pomodoro, viene cotta semplicemente e vengono aggiunti poi i fagioli all'ultimo. Degni di nota, inoltre, sono i dolci, che possono contare su un prezioso alleato, l'ottimo miele dei lepini. Ecco che il Borgo delle Stelle, con il suo osservatorio, procede speditamente verso una nuova idea di futuro, ridisegnando il proprio scenario urbano grazie all'attenta riqualificazione degli ultimi anni. La vicinanza con la capitale lo rende la meta ideale per tutti gli amanti dello sport, del relax e della sostenibilità.